invece la disamina, diciamo, delle principali questioni che attengono alla trasparenza, l'etica, con però questi profili di responsabilità, perché come dicevo appunto la Corte dei Conti fa la sua parte in materia di prevenzione della corruzione attraverso sia i controlli sia attraverso il sistema della responsabilità per danno erario. E allora partirei alto, partirei da Papa Francesco. Perché Papa Francesco ha la straordinaria capacità di dire le cose in maniera talmente chiara, talmente diretta, talmente semplice che è impossibile non capirlo, a meno che non lo si voglia davvero non capire. E non è tanto questa citazione di Papa Francesco importante per la prima affermazione, perché che la corruzione sia tolga dignità e che sia un peccato grave, l'ha detto più volte e lo ripete, lo scrive, perché ha scritto anche un libercolo che vi consiglio, insomma, quindi. Ma la cosa più interessante sta nella seconda affermazione, perché spesso il corrotto si fa un film, come direbbero i miei figli, cioè si costruisce un alibi psicologico, perché ma non lo faccio per me, lo faccio per i miei figli, per la mia famiglia, insomma. Ed è questo il punto che ha toccato una sua incredibile capacità di entrare nelle cose che ha Papa Francesco. Perché è questo il punto, è pane sporco, perché anche questa affermazione fa venir meno anche questo alibi, questa specie di autodiscolpamento che operano questi corrotti dicendo: no, mica sarà un peccato così grave, in fondo devo far studiare i miei figli all'università, devo alimentare le piccole e ordinarie questioni di tutti i giorni, tengo famiglia, come si diceva una volta. Questo è, diciamo, il brodo di coltura nel quale, per l'appunto, prolifera la corruzione. E, come vedete, per l'appunto, Papa Francesco ha colpito, come d'abitudine, nel segno. Scendiamo molto, ma molto di molto, scendiamo sulla terra e invece prendiamo delle brevi affermazioni invece del presidente Giampaolino, che attenzione è l'ex presidente della Corte dei Conti, e non ci nascondiamo che è stato ed è indagato. Infatti, sono quello che mi ricordavo Attenzione, bene. è indagato in questi giorni. No, bisogna dirgli cosa, qui nessuno si nasconde dietro un dito, per abuso d'ufficio però. E io so, perché me lo dicono i miei colleghi dell'ordinaria, che il 95% degli indagati per abuso d'ufficio sono prosciolti, neanche arrivando in giudizio, quindi attenzione. Fermo restando naturalmente che c'è sempre un processo in corso, che le cose debbono essere verificate, però insomma, permettetemi di nutrire qualche dubbio, non perché è il mio ex capo, no, perché invece, sempre per non nascondersi dietro un dito, sapete che c'è stato un magistrato della Corte dei Conti, indagato seriamente, quello sì, per la vicenda, ora in pensione, non c'è più tra noi, e ora in pensione lì a Venezia per la vicenda del Mose, e lì sì che sono cose serie, perché quella è corruzione e le prove che sono state acquisite sembrano molto importanti, però stendiamo un velo pietoso su questo e estraiamo invece le affermazioni e commentiamole per quello che invece valgono, perché poi al di là delle persone vale invece il ruolo che è stato svolto, insomma, e il Presidente della Corte dei Conti è comunque una personalità nelle nostre istituzioni che va ascoltata. La corruzione è divenuta da fenomeno burocratico pulviscolare a fenomeno politico amministrativo sistemico. Questa è la prima affermazione. Cosa vuole dire questa frase così, forse anche un po' complicata in italiano, non proprio semplicissimo? Vuol dire una cosa molto semplice. Che la corruzione, quella che gli americani chiamano pet corruption, cioè una corruzione
degli animali proprio da casa, cioè la piccola bustarella, insomma, che comunque si dà per facilitare un procedimento, è diventato invece un problema di carattere generale, politico, amministrativo, addirittura sistemico. E questo, quando un fenomeno di questo genere diventa, assume caratteri sistemici, passatemi un po' l'analogia di carattere medico, è come quando nel corpo umano un male assume caratteristiche tali che poi investe tutto l'apparato, insomma, per capirci in altre parole, un cancro sostanzialmente, che sistemicamente corrode tutte le parti di un sistema sociale, economico, politico. La seconda affermazione: la corruzione sistemica, cioè la corruzione che ha assunto queste caratteristiche, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento, ricordate, c'era un vecchio comico che diceva scusate se è poco, insomma, quindi già reca danno al prestigio, all'imparzialità, al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica da un lato la legittimazione della pubblica amministrazione, dall'altro l'economia della nazione. Che vuol dire questo? Vediamo prima la legittimazione. Io non so se tra voi c'è qualcuno che opera nelle pubbliche amministrazioni, ma se c'è una corruzione sistemica, significa che, siccome le pubbliche amministrazioni non è che sono fatte di scaffali, di tavoli e di computer, ma sono fatte di persone, e se c'è la communis opinio che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono corrotti, questo fa venir meno la nostra legittimazione, non di quell'abitante di quella casa di fronte. Ognuno di noi ha questo calo, questa decotazione della propria legittimazione, perché significa che ognuno di noi può essere sospettato, cioè, ma in fondo funziona la pubblica amministrazione, allora è corrotto, o comunque corruttibile, figuriamoci. Questa è una cosa gravissima, perché ciascuno di noi rappresenta lo Stato nella porzione di amministrazione nella quale operiamo. Ma poi, oltre a questo danno, che è gravissimo, però, e poi vi racconto una piccola cosa che mi ha spiegato il capo dell'anticorruzione francese, ma ci arrivo subito dopo, ma pregiudica all'economia della nazione. E questa, il danno agli interessi economici della nazione non è una cosa impalpabile, perché hai voglia di dire questi 60 miliardi del costo della corruzione che nessuno ha mai provato, hai voglia di dire il fatto che gli investitori stranieri non considerano appetibile un mercato nel quale ci siano livelli di corruzione molto elevati. Sì, sono sempre cose impercettibili, si possono discutere. Io vi voglio fare un caso concreto, perché altrimenti non ci capiamo. Sono perdite di chance, ma voi lo sapete o non lo sapete? Userò più volte questa formula, ma è solo retorica, perché lo saprete sicuramente, che l'Italia ha concorso poche settimane fa per avere l'assegnazione della sede dello svolgimento delle Olimpiadi del 2000, Olimpiadi invernali del 2019. Lo sapevate? Lo sapevate. E sapete qual era la città candidata? Cortina d'Ampezzo. Sapete dove si trova Cortina d'Ampezzo? Sì, in Veneto. E sapete che cosa è successo il giorno prima che si aprissero le buste e che votassero, diciamo, quelli della commissione per l'assegnazione? Il caso Mose. I concorrenti svedesi hanno fatto una rassegna stampa alta così, l'hanno portata ai componenti, hanno detto: valutate voi, abbiamo perso per un punto. È stato elementare per loro, gli abbiamo servito su un piatto, perché hanno detto il Veneto, figuriamoci, Galan, hanno portato la rassegna stampa, tranquilli, facilissimo. Abbiamo perso una chance economicamente valutabile per la corruzione, perché, ripeto,
tutte le volte che parliamo del pregiudizio all'economia, ne parliamo in via generale, ma a me piace fare casi concreti. Noi abbiamo perso una chance enorme. Perdere un posto del genere significa milioni, milioni, forse miliardi di euro all'economia italiana. Perché? Perché siamo corrotti e siamo percepiti come tali.